Anticipazione Uomini e Donne del 12 gennaio 2023, Maretta nel di Federico Nicotera, Lavinia Mauro in lacrime. Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Una nostra talpa era presente in studio, ecco cosa ci ha raccontato. Nessuna scelta. Trono di Federico, nella scorsa puntata si vede Carola che va da lui in camerino e gli dice che ha intenzione di andarsene dal programma. Che lui la tratta da bambina, che la offende, che hanno stili di vita diversi. Che lui è diverso dalle persone che lei frequenta e che se fino a un mese fa gli avrebbe detto di sì adesso il suo sarebbe uno. Hanno fatto una brutta litigata, alla fine lei lo manda a quel paese e si vede Federico seduto con le mani tra i capelli. Esterna molto carina con Alice, lui la porta a conoscere il nonno e le ha detto che per lui questa è una cosa importante. Carola è venuta in trasmissione, lei all'inizio ha ribadito di voler andare via poi piano piano. Anche con l'aiuto di Gianni, sono riusciti ad interpretare il suo malessere, lei ha detto che comunque a Federico ci tiene e che se parla in un certo modo è perché è arrabbiata e delusa. Federico a quel punto si è un po' rasserenato perché era molto agitato, Carola ha pianto. Ha detto va bene, Federico, ci riprovo con te e lui ha voluto ballare con lei. Alice si è incazzata e Federico le ha detto tipo e che facciamo ricominciamo da capo? Dai Alice fattela una risata. Non glielo avesse mai detto, lei l'ha mandato a quel paese ed è uscita dallo studio. Federico poi si è preso Carola e l'ha abbracciata forte prima che partisse la musica tanto che Maria gli ha detto scusa. Federico, questo che vuol dire? Che vuoi ballare con Carola e hanno ballato. Lavinia è disperata, voleva lasciare il trono perché ha litigato fortissimo con entrambi i corteggiatori e pensa che nessuno di loro sia davvero interessato a lei. Alla fine era in lacrime disperata, Gianni ha proposto di fare scendere nuovi corteggiatori per lei. Maria vedendola così ha chiesto se qualcuno la facesse ballare, Alessio il Moro si era proposto. Corvino no, alla fine lei ha ballato con Federico e lei piangeva.